Woman, when my soul was in the lost and found, ah, you came along to claim me. I didn't know just what was wrong with me, ah, till your kiss helped me explain it. Buonasera e ben collegati, aspettiamo, eccoti, ciao! Ciao, buonasera! Ciao, buonasera, benvenuta sulla pagina dei Lettori delle Sette. Grazie, benvenuti tutti voi. Allora, fuori registro, fuori un titolo registro molto particolare. Chi sono le persone fuori registro? Allora... Beh, innanzitutto faccio un passo indietro. Fuori registro per me, nella mia vita, è un difetto. È un difetto in fase di stampa. Io lavoro da circa 10 anni nel mondo della pubblicità. Quindi il fuori registro è qualcosa che viene visto come un risultato che si allontana da quella che è la norma, piuttosto che da quello che è ciò che noi cerchiamo. Sì. Questo per dire che invece nel romanzo il fuori registro non è assolutamente questo. Quindi più che le persone fuori registro ho voluto raccontare un legame che lo fosse. Quindi un forte legame, uno di quelli che si innesta come tra le particelle e dal quale poi è difficile sgusciare fuori. Sì. Fuori registro, quindi, sono quei legami e ovviamente anche quelle persone che cercano e che apprezzano questi legami, che si sentono vive dentro questi legami, che escono dalla consuetudine delle cose, quindi che escono un po' anche dalla strada più battuta, dalla strada più semplice. Sì. Questo romanzo racconta principalmente di due persone, Ettore e Beatrice. Ettore e Beatrice sono sicuramente due persone fuori registro e imparano ad esserlo insieme. All'inizio del romanzo, all'inizio della storia, loro si conoscono già, quindi diciamo che il loro incontro non coincide con l'inizio della storia, viene raccontato poi dopo facendo dei passi indietro. Sono due persone che si sono conosciute e hanno nell'istante creato un legame che permette loro di dare sprint alla loro vita, quindi in un certo senso di andare a esprimersi, a esprimere se stessi e anche in un certo senso a legarsi tra di loro in maniera imprescindibile. Il fuori registro è un po' uno di quei legami che permette alla vita di entrare dalle finestre, io me lo immagino così. Quindi se riusciamo ad accettarlo, se riusciamo a vedere i lati positivi, a fidarci di lui e ad abbracciarlo, è uno di quei legami talmente particolari, talmente unici nella vita che ti entra proprio dentro, ti entra in tutte le tue particelle, come dicevamo prima, che permette alle finestre di spalancarsi e di far entrare poi la vita. Certo. Certo, ecco, quello che tu hai detto adesso è uno degli aspetti che a me ha toccato nel leggere proprio il tuo libro, il tuo romanzo, perché viene proprio bene fuori questo aspetto del vedere appunto l'essere fuori registro in quanto errore, ma effettivamente il bello dell'essere fuori registro e questo è uno di quegli aspetti che per esempio a me hanno particolarmente colpita. Bene. Perché è il bello della diversità, sì, è il bello dell'inaspettato, no? Esatto. Non so, noi abbiamo un concetto dell'amore, no? E ci aspettiamo che nella nostra vita l'amore deve essere fatto in un certo modo. Cosa che invece poi la vita ci insegna che non è mai così. Esatto, non è mai così e spesso ne abbiamo paura quando non è così perché non riusciamo a dare delle etichette.
non riusciamo a riconoscerlo come qualcosa che abbiamo tra le mani e che non ci sfugge, come se non riuscissimo a fermarlo con noi. In realtà, se noi ci fidiamo però di un legame del genere, di qualcosa che da solo fluisce senza bisogno di incastrarlo, di ingabbiarlo, riusciamo veramente a dimostrare sia alla vita che a noi stessi, che poi alle esperienze di vita, quello che siamo e dove vogliamo arrivare. Fuori registro è una di quelle storie che da tempo tamburellava dentro di me. È la tipica storia che a tutti i costi deve essere raccontata per poter poi lasciare libera la fantasia di dedicarsi ad altro. E l'ho scritta in breve tempo, non mi ha richiesto grandi energie se non poi quelle di precisione per andare a renderla pubblicabile. Io ho voluto raccontare di Ettore, di Beatrice, di tutti i personaggi che girano loro intorno con una certa tenerezza, quasi a voler salvare là fuori nel mondo, nelle persone e nelle occasioni, la tenerezza e il bello che va a completarci. Perché troppo spesso le storie, sia vere che vediamo tutti i giorni, sia che ci vengono raccontate, tendono a voler scavare nella tristezza, scavare nel buio, scavare anche in tutte quelle difficoltà che abbiamo, piuttosto che delle nostre debolezze, andando quasi a sottolinearle. Questo naturalmente crea delle storie bellissime e crea anche delle esperienze che permettono all'essere umano di conoscersi. Quello che però ho voluto cercare di fare io è partire da una situazione di difficoltà e di tristezza, che è quella che vive Beatrice all'inizio, cercare di raccontare come attraverso le persone importanti, quindi questi legami che vogliono in un certo senso andare a ricostruirci quando noi cadiamo un po' a pezzetti, si può riuscire a tornare a galla, quindi uscire da uno stato di apnea che per Beatrice è soprattutto creativa, perché Beatrice è una pittrice o comunque è una ragazza che all'inizio della storia viene turbata da un evento per lei molto triste, diciamo, il cosiddetto evento scatenante, e decide di trarre il bello da questa difficoltà. Quindi decide di fare di una piccola crepa il suo nuovo Kintsugi Roi, quindi la sua rinascita. Ettore in questo naturalmente è fondamentale, e come dicevamo prima, Ettore non arriva in questo momento, Ettore c'era già prima, è la persona che Beatrice sceglie di far entrare dalla porta per tornare a galla. Secondo me, quello che mi è stato detto anche dai lettori, quello che più viene facilmente capito in questa situazione è proprio come a volte esistano quelle persone che sanno leggerti dentro meglio di come tu sai fare, persone alle quali tu sei connesse. Loro riescono probabilmente a ritrovare il filo dentro di te, che si è un po' arrotolato nella matassa e che non riesce più a trovare una via d'uscita. Ovviamente poi Beatrice è circondata da altri personaggi, circondata dal bibliotecario di cui tutti Personaggi si innamorano. Sì, simpaticissimo. guarda, è Anche stato le amiche non le amiche non scherzano, eh. scherzano, le amiche sono un po' quei personaggi che so che mi porterò dietro come i più affezionati. Io, dopo fuori registro, ho ancora scritto, sto continuando a scrivere, ho nuovi progetti, però ogni tanto penso ad Atena e a Lola e ancora mi ricordo quanto fosse bello scrivere di loro e quasi immaginarle nella stanza con me. L'idea del bibliotecario, per esempio, accompagna Beatrice in questo
momento per lei importantissimo, quello in cui deve fare conti con certi aspetti del suo diventare donna, del suo diventare grande, però soprattutto deve fare conti col fatto di riprendere in mano il pennello per dipingere. E questo è un momento che per Beatrice segna una sorta di crescita emotiva che può condividere soltanto con persone che sappiano vederla come se fosse una scintilla. Ho voluto raccontare questo aspetto perché lo trovo molto bello nelle persone. Nel momento in cui tornano a galla, le persone hanno la capacità di risplendere e in un certo senso hanno la capacità di ispirarti a fare meglio tu stesso. Quindi il bibliotecario è quella sorta di aiutante che nella storia vede determinate potenzialità, determinate scintille in Beatrice e cerca a tutti i costi di farle scoppiettare e l'aiuterà fino alla fine a esprimersi poi per quello che è e in un certo senso anche a trovare per lei persone importanti. Perché Certo. la vera curiosità del libro, quella che un po' tutti hanno vissuto come stranezza, come diciamo quel filo narrativo che esce dai binari, è che il legame tra Ettore e Beatrice non è un legame amoroso, non è una relazione. Quindi all'interno di questo forte legame, la difficoltà di entrambi poi di trovare quello che può essere la loro storia d'amore, è doppia, perché ognuno È di noi vero. sa che per innamorarsi di qualcuno è difficile se tu già hai i tuoi punti di riferimento. E Sì. quindi in tutto questo mix di emozioni, il bibliotecario è sicuramente quella figura che rimane fermo e cerca anche di suggerire, di consigliare stratagemmi per essere un po' più delicati e più leggeri anche nella vita. Certo. Tu hai nella tua vita il tuo bibliotecario? Allora, in realtà il bibliotecario tra tutti è il personaggio al quale meno mi sono affidata a realtà intorno a me. Nel senso che Lola è un mix di una personalità che io ho nella mia vita, così lo è Atena, Riccardo. Il bibliotecario è un po' quell'immaginazione che ho sempre avuto, quella fascinazione tra figura paterna e figura esterna al mondo che mi piacerebbe forse avere, che da lettrice accanita e scrittrice mi sono sempre immaginata al mio fianco, che però in effetti proprio in quella forma non ho. Ok. Mi sembra quasi più, mi piacerebbe trovarla. Esatto. Forse l'ho creata proprio perché l'ho sempre immaginata. Non, il bello dei romanzi, secondo me, per come lo vedo io da scrittrice, e mi piace immaginarlo a mia volta, quando leggo da parte di chi li ha scritti prima di me, è quella possibilità di creare dei mondi reali ma paralleli, dei mondi quindi, dove magari esistono anche le persone che tu conosci con nomi diversi, con forme diverse. Con una personalità portata alla loro sublimazione, cioè Atena è la versione più delicata, più permalosa, più tutto di quello che io conosco. Quindi la possibilità di crearsi dei personaggi che magari non sarebbe neanche possibile avere nella vita reale, che però ti piacerebbe, e che tu magari tutti i giorni crei, nel senso, magari non è il bibliotecario che conosci tutti i giorni o con cui parli tutti i giorni, ma magari il vicino di casa oggi e dopodomani è una persona che incontri in palestra. La Sì. capacità di creare delle connessioni, secondo me, spesso deriva più da noi stessi che non dalla persona che troviamo davanti.
Quindi forse immaginiamo nella nostra testa delle dinamiche e poi siamo in grado di metterle alla prova quando ci fidiamo di chi abbiamo davanti, che esso sia Sì. il fioraio un giorno piuttosto che chi ci vende la rivista il giorno dopo. Sì, ma hai detto una cosa bellissima, ovvero il fatto che chi è di fronte a noi di fatto rispecchia esattamente quello che noi in quel momento sentiamo. Comunque, cogliamo in quella persona quell'aspetto che noi stiamo cercando. È una cosa Assolutamente. bellissima. A me dà una grande serenità e da un altro certo punto di vista anche una sensazione, passami la parola, di potere. Mio Certo, personale su me stessa, ecco, perché io assolutamente. posso cambiare, no? Nel momento in cui no, non sto bene, posso fare qualcosa per cambiare. È una cosa meravigliosa questa. Infatti io credo fortemente che la vita sia il 10% quello che ti succede e il 90% come sai reagire. È vero. Appoggio, appoggio. Senti, un altro aspetto molto importante, e tu l'hai già accennato, è l'arte, questa arte che deve venire fuori e il ruolo dei colori che sono quasi personaggi, mi viene da dire, cioè hanno una loro identità ben precisa e anche questo è un altro aspetto che mi ha colpita tantissimo. È vero. Il nominare i colori come personaggi mi era già stato fatto notare. Infatti, quando Ettore e Beatrice sono sul terrazzo di casa e giocano con i colori, quasi come per liberarsi, da certe costrizioni che sapevano di vivere, viene fuori proprio il potere del rosa che si incontra con il verde. Quindi, queste due personalità. Anche molto semplificate, perché poi il rosa pastello è un po' il colore che tutti noi riconosciamo come quello dell'infanzia, soprattutto se siamo donne. Il Certo. verde è più il colore dell'immaginazione, piuttosto che proprio dell'infantilismo. Il verde pastello è un verde che quasi non esiste in natura. Noi lo Sì. immaginiamo come il colore del gelato quando siamo bambini, se ha il gusto di menta, piuttosto che il colore dei pupazzi. E quindi c'è proprio questo voler determinare anche certi periodi del racconto attraverso i colori per far quasi sentire in maniera immediata al lettore che cosa sta vivendo. È Certo. un po' il solito discorso del mettere in mostra piuttosto che raccontare. Io ho sempre voluto coinvolgere in prima persona chi legge, quindi chi legge fuori registro deve provare le sue emozioni e deve sentire le proprie storie inserite in un contesto che io sto raccontando. Penso che solo in quel momento una vera storia, un vero racconto abbia la forza di entrare dentro, di farsi capire, di farsi leggere. Ad un certo punto sui tetti di Parigi, Ettore dice a Beatrice: ogni favola è una storia d'amore. E questo per dire che anche una favola tra mamma e figlio, piuttosto che tra ragazzino e gatto, è sempre una storia d'amore perché racconta quelle dinamiche, che, creano, delle sensazioni positive nelle persone. Quindi ad un certo punto io inserisco un personaggio che è Damiano, e per me Damiano è stato importantissimo come personaggio perché fa venire a galla una parte nuova di Ettore, una parte che noi non avevamo mai visto prima, la voglia di sedurre, la voglia di farsi conoscere, la voglia di farsi capire anche da altri. E quindi pensato che la massima rappresentazione di Damiano potesse essere quella di essere daltonico, perché mettere una persona che ha serie difficoltà con i colori in un contesto dove si vivono i colori poteva farci capire che anche chi non li vede come noi, comunque i colori li vive. Per esempio, quando dice che per lui il colore della fragola è il colore del rossetto di una sua Sì. amica, piuttosto che il rossetto della mamma.
Questo ci fa capire come qualcosa che per noi tutti i giorni è estremamente semplice può diventare complicato se si è diversi, tra virgolette. Se però si è diversi e lo si accetta e lo si vede come una rappresentazione bella, di quello che possiamo vivere, diventa magico ed è un po' Certo. alla base di questa storia. Certo, anche proprio se si cambia il tipo di linguaggio, cioè adeguando il Bravissima, linguaggio a quella bravissima. situazione, allora i colori esistono lo stesso, anche se sei Esatto, daltonico. esatto. È bellissimo E questo, è soprattutto ci veramente rendiamo bello. conto che i colori non sono un tratto su un foglio, ma sono emozioni, sono sensazioni. Se io mi vesto di nero, do comunque una sensazione. Se mi vesto di rosa pallido, ne do un'altra. Sì, vero, vero. Ecco, quindi tu sei un po' come me che scegli i colori in base alla tua sensazione, alla mattina, oppure hai un colore che prediligi? Come abbigliamento scelgo abbastanza per la sensazione o per lo smalto. Cioè, lo smalto domina abbastanza. L'abbinamento, Eh bellissimo. sì, noi donne dipendiamo dallo Assolutamente. smalto. Sì, nel mondo invece, cioè nel senso che può essere arredamento piuttosto che aggettistica, da sempre sono attratta dal blu e dal verde. Ovviamente poi Cosa rappresenta? anche da tutti quei colori prettamente femminili, rosa, fucsia, lilla, quelle. Certo. Cosa rappresentano per te proprio scusami, il blu e il verde? Allora, il verde è un mondo dove io sono cresciuta, per me il verde può rappresentare dal prato di quando ero piccola, può rappresentare i mobili di camera mia che li ho fatti con mio papà. Il verde è qualcosa che per un motivo o per l'altro io ho sempre scelto ed è un verde preciso, un verde proprio quello che racconto nella storia. Come se fosse un gelato al pistacchio alla menta con del latte, col colore latte menta. È un colore che mi Buono. attira da sempre, Sì. non c'è un motivo reale. Quindi, Penso però mi sembra sia. di capire l'infanzia, no? Ti Sì, rappresenta un po' quel sicuramente mondo. sì. Io credo che comunque quasi tutto della nostra personalità venga abbastanza fissato nell'infanzia. Può essere per compensazione, per contrari, per affezione, però penso che in quegli anni crescano poi delle dinamiche, delle sensazioni dentro di noi che nella vita noi o vogliamo a tutti i costi sublimare, o vogliamo contrastare, o proviamo a lavorarci su. Però anche a livello inconscio, tutto quel mondo che fa parte dei sogni fa parte di qualcosa che noi vogliamo rappresentare di noi stessi e che probabilmente è incastrato dentro dall'infanzia, come i colori. Certo, bellissimo. Senti, questo è il tuo secondo effettivamente libro, Sì, ok? E il però è il primo primo ha un... romanzo. E per il primo romanzo, è il primo ha un titolo bellissimo, Sorridere con gli occhi. Ecco, come è nato? Perché io sono andata anche a sbirciare un pochino di quel libro. E è una storia interessante. Ah, una storia interessante. Allora, Sorridere con gli occhi è nato per gioco. Io avevo già iniziato a scrivere fuori registro il primo lockdown. Per la prima volta mi sono ritrovata con tantissimo tempo tra le mani. E ho voluto fare qualcosa che avevo smesso di fare, e cioè scrivere con l'obiettivo di dare una forma alla mia scrittura. Quindi non soltanto scrivere un pensiero bello, ma creare una storia.
Ho iniziato a scrivere fuori registro, poi un giorno, durante il lockdown, sono uscita, mi sono incontrata con un'amica di nascosto al supermercato, perché questa era la moda. Uscivamo per incontrarci io alla Leroy Merlin, al supermercato, lo abbiamo fatto tutti. Certo. E quel giorno la mia amica mi ha detto due parole, alcune parole che mi sono rimaste impresse. Mi ha detto: e comunque oggi è stato bellissimo, dovresti raccontarle queste emozioni, che chi l'avrebbe mai detto le avremmo vissute? Cioè, fino a ieri tutto questo sarebbe stato impensabile. Stavamo vivendo una specie di realtà distopica parallela, che non avremmo mai immaginato. E allora, tornando a casa, ho deciso di provare a raccontarla. E ho provato a raccontarla a modo mio, ho creato 11 novelle. Quindi 11 racconti dove ognuno rappresentava una persona. E attraverso queste persone ho tentato di raccontare delle verità del lockdown che in un modo o nell'altro ci porteremo avanti per sempre. Perché il 2020, oltre ad essere un anno che in un certo senso abbiamo cancellato, abbiamo dimenticato, è anche stato qualcosa che ci ha cambiato profondamente. Concordo. Io noto che siamo sempre più fragili, però fragili in una maniera positiva, fragili come se uno strato di noi si fosse rotto. Il lockdown, le Ti ho persone più persa? sensibili di noi si sono guardate dentro, hanno capito che trovare uno zoccolo duro di se stessi Sì. per dare un senso a quel momento era fondamentale. E sorridere con gli occhi perché avevamo tutti la mascherina, quindi per forza di cose se incontravi le persone avevi solamente gli occhi per esprimerti e ho voluto appunto raccontare il bello di una realtà molto scomoda, il bello che io ho trovato grazie alle persone che avevo a fianco. Infatti, ad un certo punto nella novella scrivo questa frase che mi hanno fatto notare tutti, per essere molto vera e molto bella, mi sono sempre affidata ai libri, nella vita per, trovare una parte di me, personale, una parte, per salvarmi. Però poi durante il lockdown sono state le persone quelle che veramente Certo. mi hanno salvato e penso che questo valga un po' per tutti. Certo. Infatti, cosa è successo in quel periodo? Era talmente difficile stare insieme, talmente difficile ritrovare i legami, mantenerli, che sono rimasti in vita solo quelli importanti, almeno per me e per le persone che conosco io, è successo così. Vero. In quel periodo ho scoperto un altro mondo bellissimo che tuttora porto con me e che mi dà tantissime gioie, che è il mondo dei gruppi di lettura. Questo perché non potendo incontrare delle persone, per caso sono entrata nel primo gruppo di lettura, ovviamente digitale, perché non ci si incontrava in biblioteca, piuttosto che non ci si incontrava al cinema la sera. Sono gruppi digitali che però mi hanno fatto conoscere persone anche molto lontane, che in un modo o nell'altro fanno più belle le giornate, che condividono con Certo. me la gioia della lettura, che comunque è una passione importante. E è una di quelle passioni come il cinema, che se hai la no, come la musica, che se hai la fortuna di avere rispetto a altre passioni che possono essere più o meno edificanti, come quello di andare in palestra piuttosto che andare, non lo so, viaggiare, andare per musei. Ecco, la musica, la scrittura, la lettura ti permette di sentirti vivo da solo in una stanza. Ed Vero, verissimo. è una grandissima fortuna se ce l'hai, perché ti rendi Sì. conto di non aver bisogno di nulla.
È vero, è vero, è vero. Questa pagina è nata proprio con questo obiettivo, come gruppo di vero. lettura, e quindi anche noi, insomma, ti capiamo benissimo di Bene. quello che stai dicendo. Senti, altra cosa bellissima è, allora, un conto è scrivere, no? Anch'io scrivo nella mia cameretta, però il mio punto è sempre stato quello di dire, sì, vabbè, scrivo per me. Come invece tu hai fatto questo salto? Cioè, lo riporto su di me, io lo vedo come un grande coraggio, quello di mettersi in gioco e di far leggere cose intime, perché sono cose intime, ecco, agli Assolutamente, altri. assolutamente. È come sentirsi senza pelle. Senti tutto. Le prime volte è stato difficile. Ho deciso però di farlo perché ho sempre avuto un approccio molto trasparente alle cose, alle persone, alla vita. Quindi anche nelle relazioni, anche tutte quelle dinamiche che di solito vengono taciute piuttosto che vengono nascoste, io preferisco dirle, preferisco sempre mostrarmi per come sono. Sebbene io sia molto diplomatica, poi molto stratega, magari nel lavoro, piuttosto che quando si tratta di tutte quelle dinamiche che non fanno parte delle emozioni. Se però ci sono di mezzo le emozioni piuttosto che le persone, piuttosto che la verità della vita, sono molto trasparente. Quindi farsi leggere è un po' stato come a tutti i costi mettersi in scena nel modo migliore che io avessi tra le mani. Quindi Certo. scrivere non è solo dire un pensiero per me o raccontare una storia. Io studio tanto, leggo tanto, faccio anche corsi di scrittura perché il mio obiettivo è quello di dominarla, la scrittura, cioè di volerla portare lì dove voglio andare io. E io sono una grandissima testadura, quindi spesso sono la più grande giudice di tutto quello che scrivo. Spesso io non sono contenta di quello che scrivo e continuo a criticarlo, magari lo faccio leggere alle persone per valutare se sia chiaro, se sia lineare, tutti notano ovviamente molti meno difetti di quelli che noto io. Io credo che per scrivere e per scrivere bene, ma intendo nel senso per avere la possibilità nella vita di migliorare la propria scrittura, si debba essere molto bravi a guardarsi da fuori, quindi a guardarsi dall'esterno, ad avere quella specie di bipolarità che ormai un po' tutti abbiamo, dove una parte di noi agisce e un'altra parte corregge. E quindi in quel modo poi quando tu arrivi a scrivere qualcosa ti senti più sicuro di farlo leggere agli altri. E farlo leggere agli altri è quasi come una liberazione, quasi come un dire va bene, non ho la pelle e sento tutto quello che sta succedendo, però sto lasciando qualcosa di libero e sono più libera anch'io. Certo. Mandare il manoscritto alle case editrici è una sofferenza che non avrei mai immaginato, però è proprio come creare qualcosa e poi lasciarla libera, Sì. lasciarla libera di volare, di fare le sue, diciamo, esperienze. Ed è qualcosa che in fuori registro in effetti torna, perché io sono laureata in semiotica. E la più grande scheggia che mi ha incastrato dentro la semiotica è stata quella di rendermi conto che c'è un'intenzione di chi scrive, potrebbe essere la mia intenzione, però poi c'è Sì. un'intenzione, c'è un volere del testo che vola libero là fuori, che io non posso più controllare. Cioè, nel momento in cui una persona mi legge e capisce qualcosa che io magari non ho voluto mettere nel romanzo, che però in quel romanzo effettivamente c'è, per dinamiche inconsce piuttosto che per passato di questa persona, io non lo posso più controllare. Ormai il romanzo è libero.
E chi legge ha il potere assoluto su quel romanzo. Quindi, se qualche persona in questo romanzo ci percepisce della malinconia, della tristezza, dell'infelicità piuttosto che dell'incapacità di esprimersi, io magari non ce l'ho messa dentro, però lei in quel momento lo sta vivendo e per determinate situazioni che si sono create, lei lo vivrà anche leggendolo. E questa è una paura immensa Assolutamente. perché quando tu scrivi nella tua cameretta, hai una sorta di dominio su quello che scrivi. Quando poi esci dalla tua cameretta e lo fai leggere a qualcuno, tu vorresti quasi incastrare quelle parole nella testa di chi ti legge nell'esatto modo in cui tu le hai create, ma non è così. Devi Sì. renderti conto che la scrittura è un mondo talmente vasto e che dipende da chi la vive, che questo è il suo bello, è un po' la sua fragilità e la sua forza nello stesso Certo, istante. poi ricordiamoci sempre un po' come dicevamo prima, che l'emozione che proviamo leggendo è una roba nostra, non è assolutamente di chi l'ha scritta. Cioè io Assolutamente. ci ho messo un po' a capire questa cosa, però e a volte insomma facevo questo scambio, ma mi sono resa conto che non mi stavo prendendo le mie responsabilità di quello che stavo in quel momento provando e dove mi stava portando nella mia storia Assolutamente. personale. E però c'è da dire che tutte le volte che mi capita questo, vuol dire che quel libro mi ha dato qualcosa. Ed è una cosa meravigliosa questa, quando È accade vero. è una cosa veramente molto bella. E ci vuole, secondo me, non tanto a volte cioè il bravo scrittore per carità ci vuole, però io do anche per scontato che siamo tutti dai 6 in su, no? Nel senso, poi ci sarà quello molto più bravo. E molto sta proprio nella disponibilità di chi legge a vedere. Assolutamente. Senti, io ho anche letto che tu hai fatto una bellissima esperienza anche grazie alla tua casa editrice Ascolana, io qui sono di Ascolana. parte, di andare al Salone di Torino. E allora due parole, visto che ci avviciniamo al prossimo Salone di Torino, te lo chiedo, com'è stata questa esperienza? Assolutamente. È stata un'esperienza molto, molto bella. Ho avuto la fortuna appunto di esporre con la Capponi Editore e quest'anno saremo di nuovo presenti, quindi chi può venire vi aspetto. Il bello di presentare il mio romanzo con Capponi Editori è stato soprattutto quello di far parte dello stand della Regione Marche, quindi di partecipare anche ad un video intervista in TV con altri autori della casa editrice. Io non posso che parlare bene sia del direttore editoriale Domenico Capponi, che è una persona non solo molto disponibile, è anche molto brava ad organizzare eventi piuttosto che realtà, però è anche una persona creativamente molto stimolante. Quindi è stato sempre molto bello per me parlare con lui di scrittura, lettura, piuttosto che creazione insieme di contenuti. Io in questo momento con lui riesco a raggiungere quel livello dove i prossimi materiali non sono creati da me e poi sottoposti, però cerchiamo di arrivarci insieme, Certo. cerchiamo di creare insieme il miglior contenuto per anche la realtà editoriale che c'è adesso in Italia. Il Salone del Certo. Libro è stata una bellissima esperienza. È stato bello vedere dall'altra parte l'entusiasmo che diffonde la passione della lettura. Io partecipo a molte fiere per lavoro, quindi fiere dove domina magari l'alimentazione piuttosto che il mondo dei profumi, che è un mondo ricchissimo e dove il lusso regola un po' tutte le leggi. Però il mondo del libro è un'emozione particolare, l'entusiasmo che tu vedi nelle persone accomunate dall'amore per la lettura, per i libri, per le pagine stampate, è qualcosa di talmente intimo
talmente viscerale che non ho mai visto in nessun altro tipo di fiera o di salone, neanche all'estero. È qualcosa proprio che ci rende. Si entra al salone del libro e si torna tutti bambini. Questa è una sensazione assolutamente vivida in me. Siamo tutti come impazziti, sia chi va lì per proporsi piuttosto che a fare degli eventi, sia scrittori famosi come Manzini, che ho avuto il piacere di conoscere, sia chi va lì per comprare, mamme con i bambini, ragazzi, studenti, grandi, adulti, si torna tutti bambini impazziti con questo bancomat in mano. Si deve comprare tutto, leggere tutto. Poi io ho una teoria per tutti noi che compriamo tantissimi libri e che non abbiamo ancora finito di leggere tutti quelli che abbiamo e già abbiamo il carrello pieno di altri. Io mi metto in Sì. prima in pole position. La teoria è che vorremmo leggere tutto il giorno, vorremmo leggere tutti i libri possibili e siccome non possiamo, perché purtroppo dobbiamo lavorare, purtroppo dobbiamo dormire ogni tanto, visto che non possiamo, continuiamo a comprarne o a fare liste di libri da leggere. Io ho proprio un elenco di libri da leggere prossimamente che poi magari cambio, mi metto d'accordo con le mie amiche di lettura. Ci sosteniamo a vicenda in questa follia continua che è un mix tra comprare, leggere, non leggere, andare in biblioteca. È quasi una follia di voler dominare quello che di fatto non possiamo dominare, cioè il tempo. Senti, io Bettina ti ringrazio intanto tantissimo perché mi hai dato l'opportunità di leggere il tuo libro che mi è veramente piaciuto tanto Sono e contenta. invito veramente le persone ad acquistarlo, poi metterò i link vari anche proprio diretti per andare ad acquistarlo e fuori registro edito Capponi e cosa ci aspetterà prossimamente di tuo? Allora, in realtà questo è un periodo molto fiorente. Questa è un po' la mia primavera in tutti i sensi, però penso che durerà ancora un po'. A meno che l'estate rovente non la renda ancora più florida di idee. Ho un nuovo romanzo nel cassetto, un romanzo che è una storia più matura di Fuori Registro, sicuramente, a meno dell'infantilismo di Fuori Registro, che io ci tengo a difendere, a proteggere, è qualcosa di sacro per me. L'infantilità, qualcosa che ha a che fare con la nostra intimità più dura, no? Questo nuovo romanzo ha più di corazza, ha più di, diciamo, fragilità umane, però devo ancora lavorarci un po' e proprio questo fa parte del mio perfezionismo. Però adesso ho in mente, diciamo, una raccolta di racconti e un'idea un po' coraggiosa, come sempre. Alcuni sono già pronti. Uno in realtà ha vinto un concorso, ti do questa news di questi giorni. Ha vinto un concorso e quindi in occasione del Salone del Libro verrà pubblicato in una raccolta di racconti Bello. e verrà premiato e proposto al Salone del Libro. Quindi sì. Meravigliosa, Ma è un una bel bellissima, regalo riceverai, sì, ma poi è allora. una bellissima iniziativa da questa casa editrice bolognese non mi viene, Storica Edizioni comunque, e hanno creato in occasione del Salone del Libro Racconti dal Piemonte, quindi questa raccolta di autori piemontesi. E sono molto curiosa di leggere gli altri racconti, di avere appunto a mie mani il volume e sono molto contenta di questa occasione, ecco. E secondo Allora. me è sempre bello anche mettersi alla prova con nuovi modi di scrittura. Certo. Quindi secondo me quello che mi piace tanto dello scrivere,
È proprio la possibilità che la scrittura ti dà di essere in evoluzione, quindi di studiare, di metterti alla prova, di sperimentare, di trovare anche nuove forme, come dicevi tu, no? Per scrivere, non per forza il romanzo, non per forza, la novella. Siamo in un momento talmente fluido che tutto scorre ed è giusto che tutto sia in evoluzione. Certo. Allora, intanto ti dico che hai ricevuto un sacco di Bene, complimenti. meno male. Nikki041315 ti dice che è un libro straordinario, è riferito a Fuori Registro, ma poi quando hai detto, insomma, del premio, sono tutti con cuoricini, Grazie. applausi, no, però voglio dire. E allora, io ti Grazie ringrazio per a essere stata te. nostra ospite, lettore delle 7. Il prossimo che farai, cioè io ti invito, ritieniti già invitata, e Assolutamente. ti volevo leggere due commenti a Ok. chiusura perché secondo me sono veramente molto belli. Allora, Grazie. intanto uno è di un altro giro di giostra che dice: qualsiasi emozioni susciti è sempre un gran traguardo, basta emozionare. E Verissimo. secondo che ti voglio leggere è quello di Enza Mineo, che è una poetessa, e che dice: ciò che è scritto ha tante vite, quanti sono i lettori? Bellissimo, bellissimo, molto Grazie vero. mille, Grazie molto. grazie Poi mille, buonanotte a buona tutti. Prestissimo. serata e ci vediamo presto. Ciao, Ciao, grazie, a presto, buona ciao. serata, grazie a tutti.